teatro Troisi alle nostre spalle è un teatro della città, come Pino Oliva, il patron, ama definirlo. Conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2024-2025, ricca di spettacoli, ricca di artisti, patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, il teatro a Fuorigrotta si vuole ancora una volta diventare un punto di riferimento. Noi andiamo a sentire le parole di Pino Oliva e dei tanti artisti che anche quest'anno animeranno una grande stagione teatrale di comicità e di riscatto sociale. Cosa dobbiamo dire? Siamo qui alla presentazione del cartellone del Teatro Massimo Troisi. Io sarò qui con uno spettacolo Boomer, che è un incontro-scontro fra le generazioni. Aprirò, penso, proprio il cartellone, quindi siamo proprio tra i primi. Ci vediamo proprio, come si dice, il primo ammazzato. Vi aspetto ad ottobre al Teatro Troisi. Ciao! Si vede, è una stagione fantastica, affidata ad un uomo capace di creare una comunità amante del teatro. Quindi complimenti a Pino Oliva, al Teatro Troisi, che da anni sta facendo un ottimo lavoro sul territorio e che riesce davvero a portare tanta gente a teatro. Noi ce la mettiamo tutta portando il meglio di quello che, insomma, Napoli offre, e sicuramente questo Bimbo al Chilodò di Edoardo Tartaglia, per chi se lo ricorda, è un grande successo ed è una grande macchina di comicità. Siamo un po' come il rum sul babà, siamo venuti a pagare l'affitto, sai che comunque siamo... Sì, anche perché la subaffittiamo poi nel corso degli anni, insomma, del tempo, anche ad altre compagnie, altrimenti dovremmo fare noi da soli tutto. Ma paghiamo. Come dicono a Bergamo, a Paramba. 12 spettacoli più uno in omaggio, a partire da 170 euro. E con una piccola quota aggiuntiva puoi inserire nel tuo abbonamento lo spettacolo di Massimiliano Gallo. A riempire questo teatro con la vostra passione. Io mi presento, sono Yolanda De Rienzo e sono onorata. Grazie. Allora, noi quando abbiamo deciso di fare questo spettacolo mesi fa, sì, pensammo che per fare il manifesto ci dovevamo mettere in forma, perché dovevamo uscire a tutto. Ah già, mondo. Sì. E penso che un manifesto non facciamo proprio. Io penso che non facciamo proprio. Cioè, sulla scritta va bene. Perché che significa mettersi a torso nudo? Questo era mettersi in forma. No, mi ha ricevuto stessa giorno che fa. Voglio sapere da te questa stagione che hai fatto. Dopo l'estate non puoi pretendere che uno si mette in forma. Però d'estate una magnanza la di risa, porco che indovino, cosa leggere, sì, fratello caro. Ma che da magnanza stasera? Una partecipazione molto simpatica, perché mi piace il teatro. Mi piace chi lo gestisce e mi piace stare in mezzo a tutti questi amici, e credo che il mio spettacolo farà molto divertire, perché sarà molto diverso dagli altri, perché è una commedia francese, anche se l'ha scritta un napoletano come me. Il Teatro Troisi è una piccola bomboniera, una bella realtà che Pino Oliva porta avanti con grande gioia e soddisfazione, e per noi è un piacere recitare questo teatro. Della riunione di condominio, e io oggi con grande entusiasmo e grande orgoglio voglio dire a loro, perché ci siamo detti ogni anno in ogni spettacolo, che noi dovevamo raggiungere un obiettivo, che era quello di arrivare a 3.000 abbonati. Oggi con grande entusiasmo vi dico che siamo a 2.600 abbonati. Guarda, a volte si dice, il teatro mi sento a casa, perché veramente è casa nostra, perché è dove abbiamo abitato negli ultimi 4 anni. Io sono contento, torno con il nuovo spettacolo, torno con Peppy Night, quindi saremo qui gran parte della fine del 2024 e metà 2025. Si parte alla grande, anche quest'anno ci apprestiamo a vivere una grande stagione. Ma quello che mi riempie il cuore è che oggi siamo al 17 settembre e già abbiamo raggiunto una quota abbonati di 2.500 abbonati. Quindi questo, per un teatro di quartiere, perché io lo definisco un teatro di quartiere, è un grande risultato, un grande motivo di vanto per noi.
Euronics, un mondo più avanti.